Ciao, ben ritrovati. Oggi finalmente torno con un video tutorial, così come vi avevo promesso e come già annunciato, questo sarà il tutorial per poter realizzare la shopper rifiutibile, simile a quella messa in palio nel mio giveaway speciale 1000 iscritti terminato alla fine di giugno. E queste shopper sono, come già detto, particolarmente comode, possiamo riporre i nostri acquisti, i libri, quello che desideriamo, ma la loro comodità è data proprio anche dal fatto che sono richiudibili grazie a questo sistema dato dall'elastico e dal bottone. A proposito di questo, vi volevo dire, per ragioni di correttezza, che in rete ci sono tantissimi tutorial per realizzare delle shopping bag simili a queste. Ma per l'escamotage della chiusura io ho fatto riferimento in particolare al tutorial presente su un blog chiamato Stravagaria, di cui vi lascio qui sotto nell'info box i link di riferimento, perché tra i vari consultati è stato sicuramente quello a cui ho fatto maggiore riferimento, e quindi appunto per ragioni di correttezza mi sembra giusto rimandarvi anche a quel tutorial, al tutorial diciamo originale. La mia versione presenta delle lievi modifiche, però ecco, sostanzialmente per me è stato di vitale importanza fare riferimento a questo tutorial, e quindi ve lo volevo segnalare. Tra l'altro si tratta di un blog ricco di spunti creativi, quindi al di là del tutorial della borsettina può esservi comunque utile per cogliere anche altri spunti creativi, altre idee. Ci tenevo a dirvi anche un'altra cosa, poi vi lascio subito al video, e cioè che potete trovare un mio video tutorial per realizzare delle spilline sul canale di Reda, qui su YouTube, famosa come Red Flower. Alcuni di voi, insomma, chi la segue sa che Reda un po' di mesi fa ha promosso questa iniziativa intitolata Share Your Passion, che è in sostanza consistita nell'ospitare appunto sul suo canale video di persone con canali più piccoli del suo, che in questo modo hanno potuto così farsi un po' di pubblicità e condividere con un bacino di utenti più ampio quella che è la loro passione, appunto, quindi la ragione del loro canale. La settimana scorsa l'iniziativa si è conclusa con un mio video, e quindi appunto vi lascio qui sotto il link, così se vi fa piacere potete dare un'occhiata alla mia comparsata appunto sul suo canale. E poi appunto è comunque un tutorial, quindi a qualcuna di voi potrebbe interessare. Niente, io vi lascio appunto al video e vi ringrazio se al termine del video, trovandolo interessante, mi lascerete una like o vi iscriverete al canale se non siete ancora appunto iscritte. E niente, mi sto un po' impapinando, si vede che sono un po' fuori allenamento video. Comunque niente, vi mando un bacione e ciao, a presto, grazie! Oltre alla macchina da cucire e al ferro da stiro, per realizzare questo tutorial vi serviranno mezzo metro circa di tessuto di cotone, una striscia di tessuto di cotone in colore abbinato alta circa 7 cm e larga 40, del filo in tinta e un ago, degli spilli, un paio di forbici, il centimetro, un bottone e infine 30 cm circa di elastico sottile tubolare come questo. Per prima cosa, sul tessuto messo doppio ritagliamo un rettangolo largo 40 cm e alto 46.
Fate attenzione però al tipo di tessuto che state utilizzando. Infatti, se come nel mio caso avete una fantasia della quale occorre rispettare un verso, una direzione, non potete doppiare il tessuto perché vi trovereste, se no, una parte della borsa con la fantasia a testa in giù. Di conseguenza dovrete invece ritagliare, come ho fatto io, due rettangoli distinti. E poi cucire il fondo in modo che il motivo stampato abbia la stessa direzione. Ricaviamo poi da un altro tessuto una striscia larga sempre 40 cm e alta 6,5 cm. Sempre da questa stoffa oppure dalla medesima stoffa con cui avete deciso di realizzare la borsa. Ritagliamo poi due strisce che ci serviranno per i manici, che dovranno essere alte 6 cm, mentre per quanto riguarda la lunghezza potete fare la lunghezza che più desiderate, affinché la shopper comunque si possa portare comodamente a spalla, io vi suggerisco una lunghezza tra i 65 e i 70 cm. Con l'aiuto del ferro da stiro pieghiamo i lati lunghi della striscia di circa 1 cm e posizioniamola con l'aiuto degli spilli a circa 21 cm dal fondo della borsa. Prendiamo ora l'elastico, pieghiamolo a metà e chiudiamolo con un nodo. Puntiamo l'elastico al centro della striscia in basso, nascondendo il nodo sotto la striscia, appunto, e andiamo poi a cucirla lungo i due lati lunghi in modo da fissarla alla borsa. Una volta cucita la striscia, pieghiamo la borsa a metà al dritto e andiamo a cucire i lati con una cucitura il più possibile attaccata al bordo. Rifiliamo eventuali eccessi e giriamo a rovescio. E vi chiedo scusa per la pelliccia che si vedrà qui in primo piano, ma nel frattempo Platone si è impossessato del tavolo e non c'è modo di farlo scendere. Quindi, comunque, noi proseguiamo con il nostro tutorial e una volta a rovescio. E come vi dicevo, facciamo una cucitura sempre lungo i lati che vada a inglobare, quindi a comprendere la cucitura che abbiamo fatto al dritto. Quindi con il piedino staremo, con il piedino della macchina, staremo un po' meno attaccate al bordo, un pochettino più all'interno, in modo che poi al dritto, vedete, il lavoro venga. Cioè la cucitura venga compresa e il lavoro sia bello pulito appunto anche a rovescio, anche internamente. Mettiamo però da parte un attimo la borsa e passiamo ai manici. Con il ferro da stiro dovremo piegare i lati lunghi dei manici di circa 1 cm, un po' come già abbiamo fatto con la striscia. Li pieghiamo per 1 cm e poi pieghiamo il manico. A metà, cioè pieghiamo la striscia a metà. Possiamo anche aiutarci con degli spilli per fermare il tutto ed effettuare poi una cucitura, appunto, nel senso della lunghezza, e otterremo così i due manici. Ecco, mi sono spostata perché Platone impediva tutta la visuale. Comunque, questi sono i manici. Sarà come otterremo i manici una volta che li avremo cuciti. A questo punto riprendiamo la borsa e con uno spillo segniamo il centro della larghezza, quindi misuriamo appunto la larghezza della borsa che saranno all'incirca, vedrete, 38 cm, segniamo la metà e puntiamo uno spillo. Questo punto ci servirà come riferimento per l'attaccatura di manici che andremo ad attaccare in questo modo. Misureremo con il centimetro 7 cm
da un lato e 7 dall'altro, quindi ci sarà uno spazio centrale di 14 centimetri a partire dallo spillo centrale. Quindi dallo spillo misuriamo 7 centimetri e puntiamo il manico in questo modo con uno spillo sempre. Stessa cosa facciamo dall'altra parte, 7 centimetri. E fissiamo il manico con uno spillo. Così, vedete? Ripeteremo naturalmente la stessa cosa anche con l'altro manico. Quindi giriamo la borsa. Lo rifaccio vedere così magari è più chiaro. Abbiamo sempre il nostro spillo di riferimento. Prendiamo il manico. Misuriamo dallo spillo 7 centimetri e fissiamo con uno spillo il manico. Poi, sempre dallo spillo, prendiamo 7 centimetri dall'altra parte e fissiamo anche l'altro lembo del manico. Così. A questo punto cuciamoli bene alla borsa utilizzando un punto zigzag avanti e indietro per due o tre volte. Ecco, ho cucito i manici con lo zigzag e poi ho stirato il bordo superiore della borsa piegandolo in questo modo per 4 centimetri. Poi ho fatto un'altra piegatura a 2 centimetri, quindi 4. E poi un'altra stirata, 2. Queste stirature mi aiuteranno a ripiegare i manici internamente fissandoli poi con degli spilli. In questo modo, vedete? Piego così, poi piego un'altra volta e riporto il manico al dritto in questo modo. Cuciamo poi tutto il bordo con due cuciture parallele che andranno ad orlare la borsa e al contempo a saldare i manici. Infine, cuciamo un bottone al centro, sulla striscia, sul bordo superiore della striscia. In questo modo potremo così piegare la nostra shopper e richiuderla. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Grazie per avermi seguita e grazie per le iscrizioni e i like che vorrete lasciare se il video vi è piaciuto. Un bacione, a presto, ciao!